Il West Highland White Terrier, per gli amici Westie, è una razza che nella Scozia del 1800 veniva allevata per cacciare piccoli roditori e volpi. Una delle cose che rendeva questo cane particolarmente adatto alla caccia era il suo caratteristico colore bianco puro. I proprietari, infatti, pensavano che fosse facile differenziarli dalle prede grazie al particolare colore del loro pelo. Il Westie è il tipico terrier, intelligente, indipendente e anche un po' testardo. Nonostante le piccole dimensioni, sono cani forti e determinati, e questa caratteristica può rendere un tantino difficile l'addestramento. Bisognerà munirsi di pazienza e fermezza, ma vedrete che imparerà molto velocemente, perché è dotato di un'ottima memoria. In generale, si tratta di un cane sempre allegro e giocoso, e molto legato alla famiglia. Questa loro caratteristica li rende molto protettivi e li farà stare sempre allerta. Infatti, di fronte a rumori o estranei, che possono percepire come minacce, continueranno ad abbaiare per dare l'allarme e proteggere il territorio. Nonostante la loro piccola statura, sono dotati di un carattere talmente forte e sicuro che potresti vederli in litigi con cani molto più grandi e possenti di lui. Non bisogna dimenticarsi che si tratta comunque di un terrier, e di conseguenza sarà necessario un percorso precoce di educazione e socializzazione in modo continuato, specialmente con altri cani e gli altri animali domestici. Il White Terrier è molto vivace e dotato di una grande energia. Adora correre e giocare. Pur trattandosi di un perfetto cane d'appartamento, ha bisogno di molte attenzioni, e tra queste non devono mancare le passeggiate e una vita il più attiva possibile. Questa sua energia lo rende particolarmente adatto alle discipline sportive. Infatti, può dare grandi soddisfazioni nelle prove di obedience e di agility, che gli consentono di scaricare lo stress e allo stesso tempo di allenare i muscoli. Essendo molto legato alla famiglia, pur di star con voi, alternerà volentieri alle varie attività all'aria aperta momenti di totale relax e lunghe dormite sul divano. Ma attenzione a non lasciarli troppo spesso da soli. Nel caso lo faceste, potrebbero combinarvi dei piccoli disastri, continuando ad abbaiare incessantemente o scavando un'infinità di buche nel giardino. Questo perché, essendo stati educati per molto tempo a cacciare animali da tana, è qualcosa che fa parte del loro carattere e della loro indole. Per quanto riguarda il rapporto con i bambini, questo cane risulta essere un perfetto babysitter, perché vede nei bambini degli ottimi compagni di giochi e di avventure e sarà molto delicato nel relazionarsi a loro. Come abbiamo detto all'inizio, la loro caratteristica principale è il pelo bianco candido, che li fa sembrare delle piccole nuvole con le zampe. Il pelo del Westie di solito non forma troppi nodi, ma se volete mantenerlo bello e brillante, dovrete spazzolarlo comunque tutti i giorni e ricordarvi di pulire muso e zampe dopo mangiato o dopo le passeggiate, perché potrebbero formarsi degli accumuli di sporcizia che con il tempo macchierebbero il pelo. Bisognerà sicuramente abituarli ad essere manipolati per la toilettatura e la pulizia, perché solitamente non amano essere presi in braccio troppo spesso. Si tratta di una razza molto longeva, che può vivere anche oltre 15 anni, però può essere soggetta dai primi anni di vita allo sviluppo di problemi dermatologici, di otite e di forme di anemia. Per limitare l'insorgere di problemi alla pelle è consigliabile non lavarlo troppo spesso, o nel caso farlo con prodotti neutri per cuccioli. Ma soprattutto è molto importante curare la sua alimentazione. Va nutrito in modo equilibrato e completo. Tutti i pasti devono essere regolari, in modo da non farlo ingrassare, perché è un cane che tende ad acquistare peso facilmente. Nel complesso, se saprete curarlo e gli dedicherete tempo sufficiente, sarà un cane estremamente leale, vi amerà infinitamente e porterà molta gioia nella vostra vita. Prima di un acquisto, vi invitiamo caldamente ad informarvi in autonomia sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio in tutte le vostre scelte. Per oggi è tutto. Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale. Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato sulle prossime pubblicazioni. Qui da Mondo Cane è tutto. Al prossimo video!